La Will Trasporti bacchetta l'ATM per mancanza di autisti nell'organico. Secondo il sindacato, l'azienda ha nel piano organico ad oggi solo 100 autisti a tempo indeterminato, 50 in meno visto il numero dei mezzi in circolazione e considerando l'arrivo a giugno di 32 nuovi bus. È una situazione critica quella che emerge dall'ultima pianta organica elaborata e presentata recentemente ai sindacati dell'azienda di Via La Farina, dichiarano Michele Barresi, responsabile regionale Will Trasporti Mobilità, e Silvio Lasagni, segretario Will Trasporti Messina, un documento da cui doveva scaturire entro la fine dello scorso anno anche il piano triennale delle assunzioni, di cui però ad oggi non ci risulta ancora traccia. In questi ultimi mesi si è riuscito a tamponare grazie ai 30 autisti esterni reclutati con contratto internale, ma senza rimedi adeguati, denunciano i sindacalisti, si rischia di non garantire un servizio adeguato durante le ferie estive. Ma l'ATM, per cercare di sopperire, ha subito attivato una nuova selezione esterna che a breve porterà altri 37 autisti, 30 di loro avranno un contratto annuale, 7 invece a 6 mesi. Un'altra soluzione, questa insufficiente, ma l'errore secondo i sindacalisti sta nella scelta di ricorrere ancora una volta ad un'agenzia internale, invece di avviare le procedure di assunzione direttamente dall'azienda stessa dell'ATM. Il Comune ha ottenuto il via libera dalla Will Trasporti per procedere a un piano di assunzioni che dia all'azienda La Farina le unità di personale che servono tra il personale autista. Il dubbio di Barresi e Lasagni resta sostanzialmente uno, su quali siano gli attuali impedimenti per bandire un concorso pubblico per la copertura del fabbisogno di autisti in ATM che riesca a dare la possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato.